Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Generation Web, anche con il video finalmente, ci stiamo attrezzando piano piano e oggi parleremo di realtà virtuale. Presento alla mia sinistra c'è Adriano, Ciao a tutti. La nostra guest star, prima guest star di questo podcast. che guest Presentati un po', raccontaci insomma cosa fai. star. Io sono un neolaureato all'Accademia di Belle Arti di Palermo, ho studiato cinema, esattamente l'indirizzo si chiama audio, video e multimedia e quindi ho colto la palla al balzo per inserirmi in questo podcast dato l'argomento del giorno. Sì, Adriano ha iniziato anche a lavorare per Ciao People, quindi ti sta un attimo affacciando proprio al mercato, diciamo, alla comunicazione della, diciamo, produzione di contenuti digitali. Quando parliamo di realtà virtuale, perché abbiamo voluto invitare Adriano? A parte perché lo conosciamo tanto tempo, sappiamo la sua dedizione proprio allo studio di questa materia, ma perché la realtà virtuale nasce in un contesto di massa, soprattutto con il cinema e l'intrattenimento, che può essere videogiochi, ma può essere anche proprio il cinema, anche la televisione ultimamente, e quindi ci faceva piacere comunque avere anche un parere Sì, esatto. tecnico in un certo senso. Più di qualcuno insomma più vicino comunque a questo settore, perché noi comunque in questo podcast parliamo di integrazione delle varie discipline che hanno comunque come filo rosso, no? La tecnologia, i nuovi media, diciamo così. Quindi. E quindi niente, quindi affrontiamo questo tema oggi della realtà aumentata, dell'integrazione in particolar modo della realtà aumentata con il cinema, la produzione di contenuti audio video, insomma. Sì. Ti E quindi appunto. rubo un attimo la parola giusto per una notizia che ho letto ultimamente, molto interessante a tal proposito. In America stanno proprio nascendo delle sale cinematografiche adibite apposta per queste proiezioni fatte con meccanismi di realtà aumentata. Queste sale, sapete bene che adesso per la realtà aumentata c'è il supporto dei visori, gli Oculus, ok? Ci sono queste sale cinematografiche che sono composte da delle sedie proprio girevoli. Tu puoi indossare il tuo visore e quindi guardare tutto quello che hai attorno, tutto quello che la scenografia di quel film ha pensato, semplicemente rimanendo seduto e girando attorno alla sedia e quindi non muovendoti attorno alla sala, perché uno dei problemi che ci sono stati per quanto riguarda la realtà aumentata era proprio la questione del non vedere la realtà e quindi gli scontri tra le persone, a volte non venivano dati permessi proprio per questo all'interno anche di semplicemente campagne di videogiochi Cioè, o questo può essere anche quant'altro. interessante per portare dentro un media, chiamiamolo vecchio, il Sì. cinema, portare dentro tutte quelle persone che con il web sono abituate all'esperienza, no, immersiva, quindi proprio di integrare queste realtà. Sì, poi è anche interessante perché vedi, è un po' come succede nelle aziende. Tu hai una nuova tecnologia a disposizione e devi ripensare proprio le strutture, cioè anche se è lo stesso servizio, nel senso di intrattenimento, o comunque anche un servizio, può essere un servizio finanziario, una banca, tu devi ripensare in base a una tecnologia sia la filosofia che c'è alle spalle, ma anche proprio la struttura. È un po' come quando tu fai lo smart working e fai ripensi in maniera molto diversa, più flessibile, ma anche proprio gli spazi, e quindi sposti le scrivanie, le ripensi in maniera proprio per far funzionare al meglio la tecnologia. In questo caso il visore VR è, per chi non lo sapesse, questa specie di attrezzo che si mette davanti agli occhi e ti permette di entrare in una realtà virtuale, proprio in senso stretto, davanti a te, è molto molto importante. Recentemente pure si sta sviluppando, anche Facebook la sta introducendo, e questo è importante anche perché questi attrezzi costano, ma sempre meno. Per esempio, tu anche raccontavi, no, di come queste nuove tecnologie stanno integrando, per esempio, anche con alcune recenti Sì, uscite, per esempio. c'è Ang Lee, che è uno dei registi più innovativi, forse definirlo uno dei più importanti, no, ma uno dei più innovativi Pioniere. sicuramente. Sì, sta facendo uscire un film molto pubblicizzato ultimamente, si chiama Gemini Man, l'ultimo film con Will Smith, che tra l'altro esce proprio, è uscito recentemente il 10 ottobre, se non sbaglio, nelle Ok. sale. È proprio un film strutturato attraverso queste nuove tecnologie e per la prima volta viene usato il 3D Plus, che è un 3D ancora più 3D, se così lo vogliamo definire con termini proprio spiccioli. Praticamente in questo film riusciamo a vedere diverse versioni di Will Smith stesso, sia ringiovanito che invecchiato. Però qual è l'innovazione? Questo nel cinema si è sempre visto, Certo. dagli anni 90 con anche il professor Matto, con
Eddie Murphy, sì, certo. Quindi è una tecnica che si è sempre usata, solo che fino adesso venivano scelti altri attori e poi attraverso la tecnica del morphing veniva presa la faccia dell'attore principale e messa su altri attori. Adesso invece la cosa particolare di questo film è il fatto proprio che il Will Smith giovane e il Will Smith anziano sono proprio creati da niente virtualmente, sono proprio degli avatar. E poi attraverso tecnica di motion capture gli vengono affidati tutti i movimenti e le espressioni dell'attore principale. Quindi questo è molto importante, ma Ang Lee fu sempre un pioniere delle innovazioni nel cinema. Basta pensare che con il film, per esempio, La tigre e il dragone, film sulle arti marziali, per la prima volta c'erano questi artisti che volavano. E lui semplicemente fece in modo che li faceva volare attraverso dei fili trasparenti attaccati a delle gru. Questa era un'innovazione perché prima non si vedeva mai, cioè veniva fatta attraverso fondali, green screen. Lui invece proprio trovò il modo per farlo fisicamente, quindi far avvenire veramente l'azione in aria, ma attraverso questi fili trasparenti. Ma tu pensi che questa nuova tecnologia che è stata utilizzata abbia un costo superiore rispetto al morphing? Sicuramente ha un costo superiore perché credo tu debba pagare più tecnici che ti permettono di fare questa cosa, ma sicuramente è molto più comoda e poi ti permette soprattutto di dare più lavoro perché paghi più tecnici ma allo stesso tempo il cast che devi cercare è minore, quindi anche meno tempo nella ricerca del cast o di attori che somigliano più o meno all'attore principale. Dicevi che è più comoda, perché è più comoda? È sicuramente più comoda perché con far fare delle azioni a un avatar è molto più semplice che imparare a fare delle cose a un attore, a una vera persona. Quindi l'avatar fa esattamente quello che il computer dice, quindi sicuramente sono più lunghi i tempi di programmazione e di creazione dell'avatar, però poi nel momento in cui l'hai fatto, e questa è tutta fase di pre-produzione, nel momento in cui hai tutto pronto, far fare all'avatar delle cose è quasi buona la prima. Certo. Poi la particolarità, ma anche una cosa divertente secondo me, che si può vedere dai backstage delle riprese del film, è vedere rapportare un attore con nessuno all'interno della scena, ma poi noi all'interno del film vediamo quest'avatar che poi è fatto in maniera veramente incredibile. Infatti questo volevo capire, adesso abbiamo comunque i cinema, sono in 4K, cioè parliamo di qualità altissime, quindi si vede che il fatto che non è una persona reale? No, non si vede, basta pensare anche al Re Leone, che è il remake fatto adesso. Parlando ingenuamente con molte persone, molti mi dicevano però hanno dovuto prendere i veri leoni e poi digitalizzarli. In realtà no, quelli sono tutti avatar. È una cosa fastidiosa quasi il Re Leone, il fatto che sono fatti talmente bene che sembrano reali e perdono un po' quella caratteristica cartunesca che secondo me deve esserci. Però adesso siamo tutti puntati al cinema del reale, se ci fate caso anche i cartoni animati di adesso sono tutti in 3D, anche quelli che vediamo semplicemente alla televisione. Penso non che c'è il 2D più. Ormai sia solo per i bambini molto piccoli. Sì, sì, ma il 2D è solo per chi non può permettersi alti budget e alti costi di produzione. Anche se sui costi, in realtà, comunque è un mercato che sta iniziando a diventare maturo, nel senso che devi sapere, praticamente tu, le economie sono scalari, quindi tu praticamente inizi con un prezzo, un po' come gli iPhone, o un cellulare, secondo un prezzo, però mano a mano che si va avanti, costa sempre di meno. E questa è una cosa molto importante, perché quando sono oggetti molto molto recenti, la velocità con cui i prezzi diminuiscono è molto più evidente. E questa è una cosa importante, soprattutto per i visori. Prendiamo l'Oculus, no? Che uno è una marca, ma una qualsiasi, insomma. Forse la principale. Sì, una delle più qualitativamente più affermate. E anche tramite Facebook. Certo, però diciamo di argomento è che il nuovo pezzo, l'ultimo proprio uscito, ha una versione sotto i 500 euro. Che ora uno magari che senti, cioè, vabbè, 500 euro è tantissimo. No, perché è il migliore sul mercato. Sì, infatti anche comunque in realtà non direttamente collegate, no, con queste nuove tecnologie lo stanno capendo. Cioè, per esempio, la Rai ha recentemente introdotto anche una sezione di RaiPlay, mi pare sia, sì. Proprio di prodotti e contenuti video fruibili tramite il VR, quindi è proprio Rai 360, mi pare si chiami. Sì. Quindi è proprio un progetto dedicato esclusivamente a questa tipologia di fruizione, che è molto interessante perché adesso, oltre al fatto che si sono sempre integrate nuove tecnologie nel video, nella produzione di video, adesso diventa quasi una leva di comunicazione, no? Dire perché lo devi fare, perché devo vedere il tuo prodotto e non quello di un altro, perché io ho questa tecnologia. Sì. Quindi penso che sia anche poi una strategia per le aziende o comunque per chi produce questi contenuti, poi spingere il fatto che
ci sia un nesso con queste tecnologie, diventano quasi appunto una leva, un vantaggio competitivo quasi, no? Assolutamente. Poi credo ci sia molta più richiesta anche per il fatto che il bisogno di realtà, di confrontarsi con una realtà al cinema o nelle arti in genere, sia aumentato. Quindi nel momento in cui era arrivato il 3D, adesso il 3D non basta più, quindi abbiamo bisogno proprio di immergerci all'interno di quello che è il contesto. Questo è quello che ha fatto la RAI. Infatti la RAI, dopo che inserisci il visore, vieni proprio catapultato all'interno dello studio, della sala di attesa RAI. E semplicemente alcuni contenuti vengono proiettati e tu te li godi all'interno di questo ufficio, quindi non è che tu sei all'interno del prodotto proiettato, ma Per il sei momento, per il per il momento. momento, ma sei semplicemente all'interno dell'ufficio e ti guardi, però questo attira molto perché per un attimo ci stacchiamo da quella che è la nostra quotidianità e andiamo in un'altra realtà, che poi credo che sia la necessità che adesso lo spettatore abbia. Ma in realtà è un po' il senso del cinema, no? Il senso di perché uno va al cinema e non guarda più questi film a casa quando adesso ne ha la possibilità, perché tu hai bisogno di Sì, staccare e stare in un certo. ambiente buio da solo, comunque alla fine sei da solo anche se vai al cinema in gruppo, e quindi Assolutamente. di staccare completamente e di crearti quasi un mondo parallelo, no? Tra Quindi l'altro, una cosa interessante che non abbiamo ancora detto è che questa tecnologia tanto ha senso e sta grande interesse perché il mercato si è molto aperto sia per gli investimenti, ma anche perché è vero che io ho citato l'Oculus di prima, ma l'Oculus è il top della gamma. Oggi il VR può anche essere semplicemente una specie di piccola scatoletta di plastica, detto proprio in senso stretto, dove tu metti il proprio smartphone, iPhone, quello che uno ha, metti anche un video 3D su YouTube e lo vede. E questo tipo di aggeggio, chiamiamolo così, questo piccolo tool, questo strumento, può costare anche 10, 15, 20 euro. Quindi abbiamo una fascia di prezzo che va a colpire tutta la popolazione, che non è importante solo creare una tecnologia. Ma il momento in cui si afferma, possono, tipo l'auto elettrica, sarà inventata negli anni 30 dell'Ottocento. E noi ora la stiamo tendenzialmente iniziando, Introducendo, 2 secoli sono sfruttando. passati. Quindi non basta creare le strutture, eccetera, eccetera. Bisogna anche creare, una cosa, la consapevolezza dello strumento, dell'innovazione, ma soprattutto iniziare a diffonderla. Quindi uno dice 500 euro non li spenderò mai, perché può essere uno sfizio, eccetera, eccetera. 15-20 euro, andare a mettermi Prezzo. video su YouTube con i leoni Certo, a chiaro. fianco può essere un Ma senso. anche il fatto che adesso queste tecnologie sono integrate, come dicevi tu, con Facebook, Sì, no? Con i social infatti. media, cioè questo non voglio dire che abbassa, però rende più vicino, Assolutamente, più a portata di mano. Certo, Esatto. chiaramente ormai ci sono visori di tutte le fasce di prezzo. Quello che poi va a cambiare, ed è giusto dirlo, è la precisione con la quale La riesci a vedere qualità. il contenuto. Sì, proprio la precisione più che la qualità, perché se il contenuto è girato in 4K, lo vedi in 4K anche con un visore da 20 euro, ma non lo vedi con quella precisione perché comunque i sensori, più spendi, più è sensibile all'esatto movimento. Però comunque se vuoi fare un'esperienza simpatica, anche con un visore da 20-30 euro ti diverti perché è comunque immersivo, è comunque attualmente una cosa totalmente nuova, quindi divertente. Sì, quindi proprio per concludere un po' questo episodio, alla fine la parola chiave è immersività, no? È la parola chiave che ormai Assolutamente. lega un po' tutta la Sì. fruizione e la creazione dei contenuti Sì. audio e video, insomma, che Anche l'innovazione come sfida personale di provare qualcosa di nuovo e di mettersi in gioco, cioè non dobbiamo per forza vedere l'innovazione anche nel cinema e queste cose qui come un qualcosa di negativo. Soprattutto come diceva Adriano prima, è vero che si vanno a sostituire delle figure precedenti lavorativamente parlando in un mercato, ma se ne creano anche delle altre. Assolutamente sì. Molto specifiche e molto più nuove, e molto spesso quelle che si vanno a levare sono logoranti e pericolose, perché poi i vari stuntmen devono fare tutte le mille magie, eccetera, eccetera. Noi li vediamo belli nella Però è televisione, molto pericoloso. però ci sono pure poi quelli che ci Certo. lasciano le penne in alcuni casi. Grazie a tutti di aver seguito questo nuovo episodio di Generation Web. Ovviamente, come sempre, commentate, interagite, insomma, ci fa piacere leggere il vostro parere su questi argomenti che trattiamo. Lui è Adriano Bilardello e vi metteremo il link al profilo così potete Lo tagliamo. connettervi. Va bene. Esatto. Grazie a tutti. Ciao! Ciao, ciao.